Ben ritrovati all'appuntamento meteo. Persiste l'alta pressione sulla nostra penisola, seppur con deboli infiltrazioni di aria umida nei bassi strati, che determina innocui annuvolamenti al nord-ovest e più consistenti sul settore ionico. Bel tempo per la restante parte della giornata, con ampie zone di sereno, salvo qualche annuvolamento localmente compatto sui rilievi nord-occidentali con locali piovaschi. Nubi sparse sul Sardegna orientale e aree interne del centro-sud, ma in un contesto asciutto. Estese nebbie nottata sulle pianure del nord. Domani al nord, nubi in transito sulle regioni occidentali con locali deboli fenomeni durante le ore diurne. Bel tempo altrove, ma con nebbie estese al mattino sulle pianure in parziale dissolvimento. Nottetempo ancora formazioni nebbiose. Sulle regioni centrali temporanei addensamenti nuvolosi interesseranno la Toscana nel corso della mattinata, mentre sulle altre aree prevarrà un cielo generalmente sgombro da nubi significative, soleggiato di giorno e stellato di notte. Anche sulle regioni meridionali insisteranno condizioni di tempo stabile, seppur con la temporanea formazione di addensamenti nuvolosi che risulteranno a carattere sparso in mattinata sulle aree interne e localmente più insignificativi dal pomeriggio sul versante tirrenico della Sicilia e Calabria meridionale. I venti, di debole intensità, dai quadranti settentrionali sulle regioni ioniche, peninsulari e sulla Sicilia, sud-orientali sulla Sardegna e variabili sul resto del paese. I mari mossi, mare e canale di Sardegna, Adriatico meridionale e Ionio, poco mossi gli altri bacini. Temperature minime in aumento sul nord-ovest e Sardegna, leve calo sul nord-est, basso Lazio e meridione peninsulare, stabili altrove, massime in leve calo sul nord-est e Puglia, senza apprezzabili variazioni sul resto del paese. Lei è Fanny, ha 8 anni. Purtroppo Fanny ha perso la mamma appena nata e poco dopo anche il suo papà. Fanny è una bambina molto coraggiosa. Trascorre le sue giornate cucinando e pulendo. Vorrebbe tanto andare a scuola tutti i giorni, ma è troppo povera e non può farlo. Il suo sogno è diventare un'infermiera e aiutare le persone che si ammalano, proprio come è successo alla sua mamma. Sono tanti i bambini che hanno bisogno di aiuto. Chiama ora Save the Children all'800-58-51-12 e sostieni a distanza un bambino come Fanny con 25 euro al mese. Il sostegno a distanza è qualcosa di unico. Ti permette di aiutare realmente un bambino a uscire dalla povertà e dargli la possibilità di andare a scuola, dove può essere felice, protetto e divertirsi con altri bambini. Il sostegno a distanza darà tantissimo anche a te. Riceverai le sue letterine e fotografie. Potrai conoscerlo e ti si riempirà il cuore di gioia, sapendo che sta bene e cresce sano e al sicuro. Non aspetterà altro che di ricevere tue notizie. Sarà un legame così stretto che durerà anni e cambierà anche la tua vita, insieme alla sua. Chiama subito Save the Children all'800-58-51-12 e sostieni un bambino a distanza. Grazie. Domani, buongiorno professore, alle 9:20 su TV 2000. Qui puoi tuffarti nel cielo. Qui puoi correre nella storia. Qui puoi vivere dentro un capolavoro. Perché qui ogni cosa è straordinaria. Ti amo, Italia.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Un saluto ugualmente caro a tutti coloro che ci seguono attraverso TV 2000 dalle loro case. Preghiamo questa sera in questo santuario per tutti i malati. I malati in modo particolare tra questi mi piace ricordare il nostro arcivescovo di Perugia, città della Pieve, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ricoverato nel Policlinico di Perugia, e per lui un coro di preghiere sale da tutta Italia, perché il Signore lo guarisca. Ma insieme a lui ricordiamo tutti i malati, le persone sole, coloro che sono costretti a vivere da soli nelle proprie abitazioni perché trovati positivi. Affidiamo tutti coloro che soffrono al Signore e offriamo per loro il santo sacrificio. E per essere degni di celebrare appunto questa Eucaristia, riconosciamo di essere peccatori che hanno bisogno di perdono e di misericordia. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, la tua sapienza va in cerca di quanti ne ascoltano la voce. Rendici degni di partecipare al tuo banchetto e fa che alimentiamo l'olio delle nostre lampade perché non si estinguano nell'attesa, ma quando tu verrai siamo pronti
e correrti e a correrti incontro per entrare con te alla festa nuziale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Sapienza. La sapienza è splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere da coloro che l'amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni, poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei. Appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro incontro. Parola di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Di te ha sete l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo: noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo, e prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto e così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parola di Dio. Alleluia.
vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile. Gesù ci parla del regno dei cieli. E da quando Gesù è venuto sulla terra, il regno dei cieli è presente sulla terra, tra di noi. E lui è venuto, e la prima parola che l'evangelista Marco mette sulle labbra di Gesù è proprio questa: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. È Gesù, la sua presenza in mezzo a noi, che rende presente in mezzo a noi il regno di Dio. E ancora dice Gesù: è vicino. Perché ora Gesù lo annuncia. Se voi avete presente i quattro evangelisti, troverete, se andate a leggere e cercando di mettere l'occhio su questa espressione il regno di Dio, troverete tante volte che Gesù parla del regno di Dio, perché è una realtà totalmente nuova. Non si era mai verificato prima che Dio venisse ad abitare tra di noi. È Gesù che porta quel regno in mezzo a noi e parla di quel regno e invita le persone a entrare dentro quel regno. Ricorderete Nicodemo che va di notte da Gesù e Gesù gli dice che bisogna rinascere dall'alto, bisogna rinascere nello spirito per entrare nel regno dei cieli, nel regno di Dio, che è espressione equivalente.
E poi Gesù parlerà del regno di Dio, lo spiegherà attraverso parabole, similitudini, e lo spiegherà in funzione delle fasi nelle quali si realizzerà il regno dei cieli. Quella di oggi, la parabola, ce lo presenta nella fase finale, nel momento di entrare alla festa di nozze, perché vedremo che questo regno si realizzerà per ciascuno di noi che accoglieremo l'invito entrando dentro un banchetto di nozze, dentro una festa senza fine. E Gesù parlerà anche che è simile a un seme che viene gettato e che muore, che poi porta frutto, anche al lievito lo paragona, che è capace di fermentare una massa. E allora questa presenza del regno che porta Gesù sulla terra ha delle energie inimmaginabili. Ma quando è che si radica e che comincia? Perché Gesù dice è vicino, ma poi ci sarà un momento nel quale quel regno metterà radici e sarà accessibile per tutti. E questo momento è la sua Pasqua, quell'ora che ha desiderato quel battesimo che è venuto a cercare e che bramava che si realizzasse. Gesù è venuto per morire per noi e risorgere, e quella risurrezione dà inizio ad una nuova umanità. E noi partecipiamo a questa vittoria di Gesù sulla morte, entriamo dentro il regno attraverso il battesimo. È il grande momento nostro, che purtroppo abbiamo ricevuto da bambini e che forse non abbiamo mai capito nella sua pienezza, ma con il battesimo noi rinasciamo come figli di Dio, entriamo dentro il regno di Dio. Diventiamo cittadini del regno di Dio, tanto che noi possiamo dire di avere due cittadinanze, quella umana, quella italiana, quella di Todi, noi che siamo qua, ma anche la cittadinanza del regno di Dio. Siamo cittadini del regno, e se cittadini siamo anche eredi. Quel regno che Gesù ha portato dal momento del nostro battesimo ci appartiene, e noi già nella vita terrena, nel nostro cammino, che il giorno dei Santi Giovanni descriveva come la grande tribolazione, noi passando attraverso questa grande tribolazione ci passiamo già con questa identità di figli di Dio, con questa identità di cittadini del regno. E il giorno del battesimo noi abbiamo ricevuto due segni, una lampada, la luce di Gesù, che è guida nell'attraversare la grande tribolazione della vita, e una veste candida. Siamo diventati figli di Dio, una nuova identità. Siamo diventati cittadini del regno, una nuova identità, quindi una veste nuova che noi laviamo nel sangue dell'agnello ogni volta che si sporca. Ma quella luce ci serve nell'attesa. E allora entriamo nel Vangelo di questa sera. Ecco, Gesù paragona quell'attesa dell'ingresso nel regno a 10 vergini che aspettano lo sposo e hanno tutte la lampada accesa, ma stranamente alcune hanno olio di riserva e altre non l'hanno. E che cos'è questo olio di riserva? Che sembra necessario più della luce, perché siccome non si sa quando arriva lo sposo, si preoccupano, ma quando arriva ancora le lampade erano accese. Però dice andate a comprarlo e noi non ve lo diamo. Perché? Perché quell'olio non è condivisibile con nessuno. L'olio sono le nostre opere di carità, i nostri gesti di amore. Sono quelli che alimentano la fiamma, che alimentano il nostro essere cittadini del regno, che alimentano il nostro essere figli di Dio. È la carità,
E i gesti di carità o li fai quando sei in vita? Perché quando arriva lo sposo è tardi, non li puoi fare più, o l'hai fatti prima e ti consentono di entrare nel regno, oppure è tardi e i giochi sono finiti e non c'è posto per entrare nel regno. Ecco, cari fratelli, allora Matteo questa sera ci invita a tenere le lampade accese, ma anche a tenere l'olio, ad alimentare quest'olio, a far crescere l'olio, cioè i nostri gesti di carità, per poter entrare al banchetto della festa, che non avrà fine. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. E procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, mentre attendiamo vigilanti nella fede il ritorno del Signore Gesù, innalziamo a Dio Padre la nostra supplica fiduciosa. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Tu inviti la Chiesa, Signore, a essere vigilante. In ogni suo membro rendila attenta alle grida del tuo popolo che soffre e sollecita nel servirlo con carità e amicizia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tu sei la luce, Signore, per tutti gli uomini. Illumina i responsabili della politica, perché guidati dai principi della dottrina sociale della Chiesa agiscano senza compromessi a difesa della vita fin dal suo concepimento e della famiglia. Preghiamo. Tu sei, Signore, il nostro grazie al Padre. In te esprimiamo la nostra gratitudine per i frutti della terra e affidiamo a Dio le fatiche e le speranze dei lavoratori della terra e di chi opera per la salvaguardia del creato. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Tu sei con noi ogni giorno, Signore, fino al tuo ritorno. Sostieni la nostra comunità nella carità, rendila vigilante
nella preghiera e nella lode. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Noi ti rendiamo grazie, Dio nostro Padre, e ti lodiamo per Gesù, tuo Figlio, nostro Salvatore. In Lui è riposta tutta la nostra speranza. Ognuno di noi sappia accogliere la gioia che Egli ci dona nel tuo nome, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e alla gloria del suo nome, per il bene nostro e della sua santa Chiesa. Volgi il tuo sguardo, Padre, alle offerte della tua Chiesa e fa che partecipiamo con fede alla passione gloriosa del tuo Figlio, che ora celebriamo nel mistero, per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nella eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Thank you.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, la beata speranza di Gesù e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti,
e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma di soltanto una parola e io sarò.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Ti ringraziamo dei tuoi doni, o Padre, la forza dello Spirito Santo che ci hai comunicato in questi sacramenti rimanga in noi e trasformi tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione conclusiva vi do recito con voi e vi faccio conoscere una preghiera che ha scritto la Beata Madre Speranza per questo santuario. Benedici, Gesù mio, questo tuo santuario e fa che sempre vengano a visitarlo dal mondo intero, non solo col desiderio di curare i corpi dalle malattie più strane e dolorose, ma anche di curare le anime dalla lebbra del peccato, mortale e abituale. Aiuta, consola e conforta, o Gesù, tutti i bisognosi
e fa che tutti vedano in te non un giudice severo, ma un padre pieno di amore e di misericordia, che non tiene in conto le miserie dei propri figli, ma le dimentica e le perdona. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Insieme alla benedizione e l'augurio a tutti voi di una buona e santa domenica. E portate, io spero, con voi l'esperienza di questo santuario nel quale si manifesta Gesù che implora misericordia e perdono per tutti gli uomini. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.